Fai finta di essere di Milano, fai veloce. Allora, Oscar Farinetti a Vieste al Libro Possibile. Quanto ha pesato questa lunga pandemia, che purtroppo stiamo ancora vivendo, sull'economia enogastronomica? Ha pesato da morire, è stato un disastro, ma ha pesato sul mondo. Meno 5% del PIL a livello mondiale, si è mai verificato dal 45 oggi. L'Italia ha toccato i livelli più bassi dal 45 oggi. L'Italia è 20 anni che non cresce, è un disastro. Aveva avuto un leggero miglioramento 5-6 anni fa e poi voi del Sud, non so perché, vi siete messi tutti d'accordo, avete votato il Movimento 5 Stelle al 52% e avete mandato 400 persone a Roma a governarci. E adesso è un casino, dobbiamo uscirne. Il Sud che doveva fare? Doveva votare Salvini? Per l'amor di Dio, secondo me un meridionale che vota la Lega non è a posto, ma pure ci sono. Sì, avevate molte alternative, avete votato tutti lì, Grillo. E quindi adesso avete determinato la linea politica italiana, perché il Nord ha preso 14, qua ha preso 52, ragazzi avete determinato la linea italiana e purtroppo paghiamo, adesso c'è proprio di sentimenti, di voglia di lavorare, di voglia di intrapresa. È un mondo pazzesco quello in cui siamo entrati negli ultimi 3-4 anni, è un incubo. Come rinascere, come riprendersi? Cambiando i sentimenti, stasera ne parlerò, dando buon esempio, però io conosco un sacco di persone del Sud che danno buon esempio, che hanno fatto olifici straordinari, cantine straordinarie, ieri ho conosciuto i pescatori bravissimi, avete degli eroi. Bisogna copiare dei vostri eroi, diventare tutti eroi come quelli lì. Il cibo del Gargano in questi giorni? Sì, è buono. Secondo me è tra i più buoni. Il cibo, chiamiamolo della Downy allargando, secondo me a me è il cibo che apprezzo di più a livello pugliese, che è uno dei cibi che apprezzo di più a livello italiano. Qui c'è una materia prima pazzesca. Cosa apprezza maggiormente? Apprezzo, oltre alla materia prima, personaggi tipo da Peppe Zullo a Lorenzo del Capriccio, a Pasquale del Dragone, personaggi che la materia prima l'hanno studiata, l'hanno approfondita e la propongono coinvolgendoti. Ecco, il consiglio ai ristoratori, il consiglio ai consumatori? Guarda, io non sono sta roba dei consigli, secondo me è il territorio, l'Italia è terroir, quindi bisogna studiare bene il proprio territorio, esserne riconoscenti, non orgogliosi. L'orgoglio è una cagata, perché questa, noi stiamo raccogliendo il lavoro di tante generazioni prima di noi. Esserne riconoscenti e quindi raccontare, storytelling, raccontare questa roba al mondo. Verrà sempre più gente. Adesso, finito sto incubo, cominceranno ad arrivare un sacco di stranieri in Italia, perché il futuro nostro è vendere qualità agli stranieri. Dobbiamo però accoglierli, dobbiamo sorridere, non dobbiamo fregarli, non dobbiamo più fare nero, dobbiamo fare gli scontrini, dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo fare quelli normali, capito? Italy va bene, Italy sta prendendo nel mondo, ha patito da morire, un anno e mezzo di disastro, perché avevamo tutti i ristoranti chiusi in 42 paesi del mondo, ma chi ci ammazza noi? Nessuno. Quindi stiamo ripartendo, abbiamo aperto Londra, abbiamo aperto Dallas. E Bari invece ha chiuso. Mi spiace, dover chiudere Bari e aprire a Dallas a Londra, già è una roba che mi piange il cuore, però appena ho avuto notizia ieri che anche la Fiera del Levante si è arresa, cioè si arrendono tutti quei posti, è una brutta la storia, vediamo, se in futuro posso dare una mano nuova, l'ho fatto per 7 anni mettendoci un sacco di soldi, ma posso dare ancora una mano alla Puglia, lo faccio ben volentieri.